Ciò detto, vi ringrazio ancora e lascio senz'altro la parola a Božena Kovalčík. Gentili signore e signori, Bernardo Bellotto nasce a Venezia al momento in cui il suo zio Canaletto comincia la sua incredibile carriera di pittore di vedute. È 1722. Bellotto è figlio di una delle tre sorelle di Canaletto, Fiorenza Domenica. 22 maggio 1722 nella parrocchia di Santa Margherita a Venezia. In questo momento, in questi mesi, Canaletto dipinge le sue prime vedute. Il suo primo e importante mecenate, che sarà mecenate di tutta la sua vita, Joseph Smith, un mercante inglese e banchiere, che poi diventerà il suo più grande collezionista, gli commissiona 6 vedute di Venezia, che in verità sono dipinti decorativi. Non sono ancora vedute che vediamo qui nella mostra, sono immagini di Venezia, immagini del posto più bello di Venezia, che è San Marco. Questi dipinti, e sono 6, dovevano ornare una delle sale del palazzo di Joseph Smith sul Canal Grande a Venezia. Vediamo le prime immagini. Ecco, non poteva essere la prima, la piazza San Marco verso la Basilica. Vediamo che l'impostazione prospettica è del tutto arbitraria. Vediamo che manca una cupola alla basilica, ma per le sue esigenze di scenografo, quale era Canaletto nei primi anni della sua carriera, assieme al padre Bernardo e fratello Cristoforo Canal, dipingeva i fondali dei teatri a Venezia e a Roma. Fedele a questa sua prima impostazione, Canaletto affronta le vedute con l'animo di scenografo. Io magari ti do un segno. Non so. No, importante che si senta bene fino in fondo. È così? È così? Si sente bene? Benissimo. Allora, l'idea è quella che poi Bellotto ripeterà, ovviamente con una diversa ambizione, a Lucca. Sono 6 vedute di San Marco. Ecco, quella che abbiamo visto verso la Basilica, questa nel senso contrario, verso la chiesa di San Gemignano. Verso la chiesa di San Gemignano queste due vedute sono in formato orizzontale di grandi dimensioni. E poi il fianco della Basilica, con grandi figure in primo piano, tra cui un senatore, un procuratore, che si distinguono dai loro vestiti, popolani, gentiluomini. Avanti. Ecco com'erano i disegni del giovane Canaletto. Non sono certo quelli che vediamo alla mostra, cioè, nel senso certo non sono quelli, ma lo stile e la tecnica non sono quelli. Canaletto riesce in queste prime sue dimostrazioni delle sue capacità di cogliere l'idea, dell'architettura, della luce e dello spazio, con grande velocità, con una penna morbida che lascia segni così densi di inchiostro sulla carta. E poi andiamo verso il molo. Questa è la piazzetta di San Marco vista dalla parte del bacino di San Marco. Vediamo la basilica nello sfondo, che non rassomiglia neanche a se stessa, ma quello che è importante per Canaletto è cogliere l'atmosfera, il dramma di queste vedute. Ecco la veduta ripresa in fianco con il palazzo ducale, ecco, verso San Giorgio, nel senso opposto. E poi un'altra ripresa verso la Salute. Così abbiamo girato praticamente tutta la piazza San Marco con questa serie straordinaria di vedute. Il disegno, ancora una volta, raffigura la stessa veduta appena vista, sempre il segno molto spontaneo, veloce, con le figure appena abbozzate. Canaletto è in questo momento interessato soprattutto a cogliere il dramma delle luci, e ancora con un piede nel 600.
In questo momento, nel 1722-23, la data di queste vedute, Tiepolo, il suo contemporaneo e soltanto di un anno più grande, dipinge per la chiesa che si trova proprio di fronte all'abitazione di Joseph Smith Stanstae, dipinge il dramma delle figure con le ombre profonde e le luci per Andrea Stazio, il martirio di San Bartolomeo. Si può dire, puoi tornare un po' indietro, ecco, si può dire che queste grandi figure di Canaletto sono fratelli di quelle di Tiepolo. I dipinti, questa serie realizzata sulla preparazione rossa bruna, che dà un timbro particolare all'atmosfera, il dramma. Ma in giro di pochissimo tempo Canaletto cambia completamente la tecnica e lo stile. Andiamo avanti. Ecco, questo volevo presentare anche questa veduta importantissima realizzata per il principe Liechtenstein, una delle prime commissioni di Canaletto realizzate per un aristocratico straniero, Josef Wenzel Liechtenstein, della grande famiglia viennese, che poi commissiona quattro vedute di queste grandi dimensioni. Ma quello che è particolare è che ancora una volta in questi primissimi anni i destini di Bellotto e di Canaletto si incrociano. Il padrino di Bellotto, Francesco Perabot, descrive nei documenti della procuratia di Supra, che si occupa dei lavori in piazza, che noi vediamo che qua in piazza fremono i lavori. Ecco, adesso ho capito che devo spostarmi. Bene. Ecco, allora posso anche venire qui. Allora, fremono i lavori di ristrutturazione della pavimentazione della piazza, che era in terra battuta fino a quel momento. A febbraio 1723 cominciano i primi lavori, le prime imprese che cominciano a portare i massegni, le pietre d'Istra per costruire la nuova pavimentazione della piazza, quella che vediamo ancora oggi, cioè, a meno che non venga coperta dall'acqua alta, come purtroppo succede sempre più spesso. Difatti è difficile parlare di Venezia, vedere queste immagini spettacolari senza pensare a quello che è successo e che sta ancora succedendo a Venezia. Il disegno in pietra bianca, il disegno geometrico di cui qua vediamo solo un accenno, di Andrea Tirali, è sempre quello che vediamo appunto oggi. Allora, questo è il padrino di Bernardo Bellotto, Francesco Perabot, di una famiglia nobile lombarda, che è diciamo il segretario della procuratia di Supra, che annota tutti i lavori. E Canaletto li descrive con una fedeltà tale che nei documenti possiamo confermare che non sbaglia, anzi possiamo datare il quadro sulla base appunto di questa immagine confrontata con i documenti. Vediamo ancora qui il dramma, il cielo con le nuvole che lo attraversano, grigie e un po' minacciose. Ecco, in giro di 15 anni, e sono anni dell'adolescenza di Bellotto, Canaletto sperimenta tecniche diverse. Cosa succede? La veduta, come diciamo l'immagine rappresentativa di Venezia destinata al turismo del Grand Tour e soprattutto a quello. Qua il principe Liechtenstein è una delle poche eccezioni, perché i turisti inglesi sono i principali clienti della veduta. La veduta viene scoperta come il soggetto artistico più importante da presentare appunto a questi giovani turisti britannici desiderosi di conoscere lo stato dell'arte in Italia, innamorati tutti di Venezia. Andavanti. Ecco, sono passati 15 anni, o forse qualcosa di più. Bellotto cresce, guarda suo zio dipingere e impara proprio questa tecnica. Ed è fortunato,
perché è la tecnica di Canaletto, che Canaletto elabora e sperimenta attraverso una serie di dipinti che ornano fin dalla fine degli anni venti i principali castelli inglesi. Allora questa tecnica è quella che rende, che può descrivere meglio la luminosità di Venezia, dell'aria veneziana, della laguna, dell'acqua, la trasparenza dell'acqua, dell'aria della laguna, della precisione e bellezza delle architetture realizzate in marmi bianchi, delle sue chiese. Questa è la tecnica che Bellotto impara. E noi qui alla mostra vediamo l'interpretazione che Bellotto dà a questo insegnamento di Canaletto. Ma vediamo subito, ecco, vediamo l'interpretazione di Bellotto delle immagini di Canaletto. Cioè, la luminosità di Canaletto diventa in Bellotto argentata. Le figure più grandi, più lunghe, con le ombre più lunghe, tutto si complica. Il cielo è dalle nuvole trasfrastagliate, le ombre sono lunghe, i colori sono più freddi e la luce argentata. È il momento già in cui Bellotto ha imparato bene e il 1739 tra poco partirà per la Toscana. Vediamo ancora un altro esempio. Ecco un altro Canaletto per il Duca di Bolton. In quel momento è la fine degli anni 30, Canaletto è al culmine del suo successo. Il suo atelier lascia uscire serie intere di dipinti. Bellotto in quel momento riceve l'invito in Toscana. L'invito che lui riceve, perché era giovane, aveva 18 anni, ma era intelligente, capisce che a Venezia in due sono in troppi e lui a Venezia è destinato a essere un alter ego di Canaletto. Perché? Perché i suoi dipinti costano di meno, sono ugualmente attraenti e poi capirà questo un po' più tardi, che appena arrivano in Inghilterra già diventano Canaletto. Ecco, questa è un'altra interpretazione di Bellotto. Io mostro questi due dipinti che ho mostrato, sono passati recentemente per il mercato dell'arte, riscuotendo enormi successi. Se ancora poco fa Bellotto era considerato l'ombra nera di Canaletto, un pittore che, diciamo, un sostituto, in questo momento Bellotto è richiesto come Canaletto. Difatti i due dipinti di Bellotto qui mostrati hanno riscosso il prezzo di più di 3 milioni di euro. Sì. Ecco, volevo far vedere questo dipinto perché è l'unico della collezione di Joseph Smith che da quella volta, dal 1722, continua a raccogliere i dipinti di Canaletto. È l'unico di cui esistono schizzi precisi realizzati con la camera oscura. Sono quattro schizzi raccolti in un celebre ormai quaderno delle Gallerie di Venezia, che raccoglie appunto immagini di tutto il Canal Grande, dei palazzi, dei campi veneziani, quattro immagini a costituzione di una veduta. Riprese con la camera oscura che vediamo in mostra, la vediamo anche qui. Ecco, la camera oscura che chi ha visto la mostra la conosce ormai benissimo, questa piccola scatola di legno con il vetro smerigliato e un foro che lascia entrare la luce. Su questo vetro l'artista poteva disegnare i dettagli della veduta che vedeva davanti, ma non di tutta la veduta, di una parte della veduta. Come dicevo, quattro vedute parziali composte poi nello studio. Ecco, questo è un disegno di Bernardo Bellotto che ho voluto mostrare per far vedere che Bellotto non soltanto seguiva Canaletto, non solo replicava le sue composizioni,
ma in un certo momento comincia a preparare le composizioni per il maestro. Questo è un bellissimo disegno del Campo Santa Maria Formosa che è stato composto con quattro schizzi che sono ripresi nello stesso quaderno. Allora è Bellotto addetto a comporre questi schizzi per ottenere una veduta, tutto questo per rendere più facile il lavoro del grande maestro. Ecco, questa è la versione di Canaletto delle collezioni reali che segue fedelmente il disegno del suo allievo. È un momento in cui Bellotto è pronto a volare. Ecco, il 22 aprile 1740 firma la ricevuta di 36 filippi, che è una somma abbastanza consistente, che gli permettono di intraprendere il viaggio a Firenze. Chi gli manda questo denaro è il marchese Andrea Gerini. Andrea Gerini, un rampollo di grande famiglia di collezionisti toscani, fiorentini, che con passione colleziona la pittura contemporanea veneziana, ma anche lucchese. È un collezionista di Pompeo Batoni. Nel momento in cui invita Bellotto a Lucca, a Firenze, scusate, commissiona i quadri, le celebri allegorie a Pompeo Batoni. È un momento particolare per Batoni perché lavora anche per i nobili lucchesi con lo stesso genere di dipinti, per Francesco Conti, nipote di Stefano Conti, e per Lodovico Sardini. Noi pensiamo che questa ricevuta di pagamento è un biglietto di viaggio in Toscana. Vediamo qui su questo rame di Giuseppe Zocchi, che era pittore di casa Gerini, un pittore estremamente versatile, forse il più interessante di tutto il Settecento fiorentino. Giuseppe Zocchi comincia come pittore di figure, fa le architetture, fa affreschi, ma fa anche dipinti storici, e a un certo momento diventa vedutista per volere del suo mecenate Andrea Gerini. Ma in quel momento Zocchi doveva imparare la prospettiva veneziana, la tecnica di Canaletto. E allora il migliore mezzo di insegnamento di queste difficili e nuove per Zocchi qualità è il giovanissimo Bellotto. Ecco, questo è il frontespizio della serie che sicuramente conoscete tutti bene, delle 24 vedute di Firenze, realizzate, disegnate da Zocchi. 24 vedute, poi anche quelle della Toscana, disegnate da Zocchi in quegli anni e pubblicate a spese di Andrea Gerini nel 1744. Questa è una delle prime vedute di Giuseppe Zocchi e vediamo quanto è vicina la prospettiva, l'ampiezza, il modo di disporre le figure. Questa mancanza di rigore prospettico canalettiano, quanto è vicina alle vedute del 600 di Gaspar van Wittel, che lui conosceva sicuramente nelle collezioni fiorentine, di Pandolfo Reschi. Ecco, è ancora una veduta nello stile fiorentino tradizionale, ma arriva il giovane Bellotto. Ecco, questo è ancora un altro esempio di un disegno che Bellotto deve aver visto. Deve aver visto e di questo disegno dà una sua interpretazione, uno dei sei dipinti noti di Firenze che purtroppo non abbiamo in mostra. Ne abbiamo quattro, che è già un enorme successo. Ecco, abbiamo questo che è realizzato per il marchese Vincenzo Riccardi nel 1740 ed è presente nel suo inventario nel 1741. Vediamo come Bellotto impone alla stessa piazza della Signoria a Firenze il rigore prospettico di Canaletto, le ombre scure,
il punto di fuga precisamente ben visibile, intuibile, il punto di fuga che si può individuare nella statua di David di Michelangelo. Questo è interessante. L'ombra sulla loggia, e la luce sugli edifici di fronte. È l'unica veduta della piazza della Signoria vista nella direzione del Palazzo Vecchio. Bellotto introduce qua elementi canalettiani, il teatrino che vedeva nei dipinti di Canaletto della piazza San Marco, e comunque tratta la piazza della Signoria come se fosse piazza San Marco a Venezia. Difatti, quando nel 1900 Adolfo Venturi, il nostro grande storico dell'arte, arriva a Budapest e dice: queste curiose vedute di Firenze alla veneziana di Bellotto. E forse per la prima volta uno storico dell'arte pronuncia il nome Bellotto. È 1900. Abbiamo fatto grandi passi. Ma quello era Vincenzo Riccardi, parente di Andrea Gerini, il collezionista fiorentino che invita Bellotto a Firenze. Ma le vedute di Andrea Gerini sono state per molto tempo sconosciute. Non abbiamo potuto individuarle perché non c'erano documenti precisi. La collezione Gerini, come molte collezioni fiorentine, come anche la stessa collezione Riccardi, alla fine del Settecento ha cominciato a indebolire la quantità, l'identità della sua collezione con le vendite sempre più frequenti. E all'inizio dell'Ottocento la collezione Gerini ha ceduto la gran parte dei suoi capolavori. Le vedute di Bellotto, che erano quattro, come vediamo su questa ricevuta, ecco, io, Bernardo, il Canaletto, difatti Bellotto si firma come Canaletto, erano quattro e finora non sono state individuate. Il lavoro per questa mostra, che mi ha spinto fino a Dublino, mi ha permesso, poi a Londra, mi ha permesso di individuare due. Qua è scritto che Bellotto viene pagato per quattro vedute fatte per il Marchese Gerini a Firenze, però non è chiaro se queste quattro sono tutte vedute di Firenze oppure due di Firenze e forse due di Venezia. Questa è la mia idea, perché di vedute fiorentine di Bellotto conosciamo soltanto sei. Le due di Firenze del Marchese Riccardi, che sono quelle oggi al Museo di Budapest, e le altre due del Museo di Fitzwilliam a Cambridge, che vedremo più tardi. E così abbiamo potuto individuare le due del Marchese Gerini. Questo grazie all'archivio della Christie's, grazie all'archivio che indagato mi ha permesso di trovare due cataloghi di vendite in cui sono descritte due vedute di Firenze, descritte con precisione e con la dicitura From the Gerini Collection. Una di quelle è questa, è forse la veduta più interessante di Firenze per la sua impostazione completamente nuova. Non esiste nessun precedente nel vedutismo toscano, mentre noi sappiamo che Van Vittel è stato diverse volte a Firenze e l'ha dipinta da diversi punti di vista, e difatti Bellotto e anche Zocchi dovevano conoscere le sue vedute. Questa è una composizione unica, verso il Ponte Vecchio, con il tiratoio, con il campanile di Giotto a destra e la cupola di Santa Maria del Fiore e la torre del Palazzo Vecchio. Ecco, questo dipinto non è potuto venire alla mostra perché è stato ben quattro volte rubato dalla collezione irlandese in cui si trova. Tre volte da Lira e un'altra volta dai
diciamo dai malviventi normali, più normali. Ecco, è stato anche danneggiato e poi restaurato, arrotolato, tolto dal telaio, adesso porta un telaio moderno. Ma questo dipinto è il suo Pendant, che rappresenta l'Arno dalla direzione opposta, erano... scusate... Allora, questo che vedete è il telaio, è lo stretcher, col telaio, del suo Pendant, perché il dipinto, questo che abbiamo visto prima, è stato talmente danneggiato che gli è stato dato in telaio moderno e tutte e due sono stati protetti con la lastra di protezione. Allora io per lunghe settimane non potevo vedere questo telaio. Non potevo vederlo e che cosa cercavo? Cercavo il numero della vendita Christie's per essere sicura che sono questi dipinti della collezione Gerini. Alla fine, molto gentilmente, il restauratore della National Gallery di Dublino ha tolto questa lastra di protezione e mi ha mandato le foto. E il numero che vediamo impresso in alto corrisponde a quello del catalogo della Christie's di cui vi ho parlato. Questo è una bella soddisfazione, così siamo sicuri che questi dipinti sono stati eseguiti per il Marchese Gerini, ma in più sappiamo anche la loro datazione precisa, sappiamo che sono stati fatti prima di settembre 1740. Ecco, e per questo anche abbiamo potuto, confrontando lo stile, la tecnica, il cielo, il modo di rendere le figure, l'intonazione, le misure stesse che sono identiche, dare una datazione precisa all'unica veduta di Lucca che conosciamo. E di qua abbiamo potuto dedurre che Bellotto arriva a Lucca subito dopo Firenze, dopo il 30 settembre 1740. La disposizione delle luci dell'ombre e l'aria tersa corrispondono all'immagine della piazza di San Martino in una limpida giornata di ottobre. Quello che è stato lo scopo anche di tutte le ricerche per questa mostra non è stato raggiunto. Abbiamo sperato fino a oggi che venisse fuori dagli archivi lucchesi il nome del committente di questa veduta, il mecenate di Bellotto a Lucca. Questo potrebbe chiarire molte questioni, cioè soprattutto sapere chi a Lucca era interessato a un vedutista veneziano, a un giovanissimo veneziano. Sappiamo che a Firenze era la nobiltà di più alto rango, Gerini e Riccardi, possiamo supporre che questo è successo anche a Lucca. Era un ecclesiastico, è stato proposto il nome di Giovanni Domenico Mansi, che in quel momento era teologo, segretario dell'arcivescovo Fabio Coloredo, ma non troviamo il suo inventario, la sua collezione privata, che forse non è mai esistita. Bellotto ripete a Lucca una operazione simile a quella di Canaletto a Venezia, però il suo obiettivo principale è la cattedrale di San Martino. Allora questo interesse per il Duomo, per l'orgoglio di Lucca, per il suo edificio più bello, più importante, più curato, restaurato nei secoli, abbellito con le sculture, fin dalla fine del 200 si pensava che fosse un ecclesiastico, però questo non è necessario, per cui le varie ipotesi sono ancora aperte. Io so che i più importanti studiosi lucchesi hanno dedicato anni alle indagini negli archivi lucchesi e il nome di Bellotto oppure di Canaletto è citato quelle pochissime volte nei documenti lucchesi in cui si parla del vero Canaletto.
Noi sappiamo che prima che Bellotto venisse a Lucca, la collezione di Stefano Conti era ricca di 4 meravigliosi quadri di Canaletto, realizzati proprio in quel primo periodo della giovinezza, nel 1725-26. 4 quadri che si trovano ora alla Pinacoteca Agnelli. Noi di quella collezione di Stefano Conti abbiamo un bellissimo Luca Carlevaris, che è il primo vedutista veneziano ad arrivare a Lucca con ben 3 dipinti. Ma può darsi appunto che la committenza era, e questa è la convinzione che in questi mesi prevale così nelle mie ricerche, che sia uno dei nobili lucchesi collegati con il marchese Andrea Gerini e con Anton Maria Zanetti. Io ho avuto fortuna, devo diciamo dire che anche se con gli archivi lucchesi non sono potuta arrivare a trovare quello spunto importante per dire questo è il committente di questo bellissimo dipinto, ho avuto la fortuna di trovare 13 lettere di Anton Maria Zanetti da cui risulta il suo importante ruolo come mecenate di Canaletto alla fine degli anni 30 e il suo collegamento con i nobili collezionisti di tutta l'Europa. Ma non c'è nessuna menzione dei collezionisti fiorentini. Però questa sua ampiezza di vedute, Anton Maria Zanetti era un collezionista antiquario, era un uomo di lettere, era un incisore anche famoso per aver fatto rinascere l'antica tecnica dei chiaroscuri, che era quella degli incisori del Cinquecento, come Ugo da Carpi. Anton Maria Zanetti doveva essere lui, come lo era per Firenze, il mecenate di Bellotto, che lo mette a contatto con un collezionista lucchese. Vediamo adesso Bellotto a Lucca, che sono sicura che la maggior parte di voi ha già visto la mostra e ha già visto questi disegni da vicino, perché ovviamente è un'altra cosa vederli da vicino, vederli come sono fatti, sono conservati in un modo meraviglioso. I disegni acquistati a una certa data, anche qui non sappiamo esattamente quando, ma sicuramente verso l'ultimo quarto del Settecento, dal re Giorgio III, nella sua collezione topografica, ereditata poi da Giorgio IV, che la dona insieme alla King's Library, a quell'enorme, immensa raccolta di libri che conteneva anche una raccolta topografica di ben 40.000 oggetti, e questo lo dona alla nazione. Questi disegni rimangono intatti, incollati in un album al British Museum prima, e poi nel 1998 passano alla British Library, che gentilmente ce li ha prestati. Sono disegni ripresi con la camera oscura, su questo non abbiamo dubbi. Bellotto si mostra qua un perfetto allievo di Canaletto. Un allievo di Canaletto per quel che riguarda la prospettiva, però un allievo rigoroso, ancora più rigoroso, un allievo che vede tutti i dettagli, che vuole cogliere l'essenza di questi edifici. Nei questi disegni, che sono resi con segni stenografici, Bellotto annota perfino, ha un proprio codice, il genere di materiali di cui sono stati fatti questi edifici, l'intonaco, marmo, oppure la terra battuta sulla piazza, e poi lo traduce nell'unico dipinto. Possiamo tornare. Questo è l'unico disegno che è stato tradotto in pittura, come abbiamo visto, aggiungendo ancora altri dettagli. Vediamo come arricchisce il quadro con le ombre, soprattutto sotto i tetti. Vediamo come sistema diversamente le figure, perché le figure, come vediamo, sono disposte lungo le diagonali. Tutto questo per aumentare l'idea della fuga prospettica verso la cattedrale, allontanata come in un telescopio.
Questo è Bellotto, questa idea delle composizioni prospetticamente rigorose, fedeli ai luoghi, realistiche, la accompagnerà per tutta la sua vita. Passiamo adesso ad altri disegni meravigliosi che, visti da vicino, rivelano tutto il tracciato a matita e righello, ripassato poi a penna. Questo è l'unico disegno tratteggiato con cura, di valore storico, perché, come sappiamo, il corridoio che univa l'arcivescovado con il Duomo non esiste più, è stato abbattuto all'inizio del Novecento dopo tante proteste da parte degli studiosi lucchesi che lo vedevano come abbruttimento di quello spazio meraviglioso. Bellotto incantato dalle absidi del Duomo, dagli archetti, dalle ombre che sotto gli archetti, da questo, ma anche dalla semplicità di questo orto, dalle case semplici vicino. Cioè, Bellotto sperimenta a Lucca e a Firenze i suoi primi interessi, che poi svilupperà, come vedremo, in modo sempre più maturo in tutta la sua produzione europea. Ecco, se quella veduta era ripresa da una finestra del salone del piano nobile del palazzo arcivescovile, e qui non posso menzionare Paolo Bolpagni e Laura Macchi, la ricercatrice dell'archivio diocesano di Lucca, per aver individuato, studiato, eccetera, il punto di ripresa. E poi questo invece disegno si è rivelato ripreso sempre nello stesso sopralluogo da una finestra che non esisteva. Allora l'unica soluzione che è stato ripreso dal tetto del palazzo arcivescovile, come si presentava a quell'epoca, senza il secondo piano aggiunto. E questa ricerca degli ideali punti di vista, anche a costo magari di rischiare un incidente, caratterizzerà diciamo che è uno dei caratteri della produzione di Bellotto. E un altro disegno, vediamo come Canaletto ha dipinto la piazza San Marco da varie posizioni. Così Bellotto dipinge la cattedrale, ecco qua con il suo fianco, verso la prima cattedrale di Lucca, quella di, si chiamava San Pantaleone Reparata, oggi San Giovanni è Reparata. Ecco. E poi l'unico disegno di un luogo lucchese che non è quello della cattedrale. Questo è molto interessante, ho sempre pensato che potesse essere uno spunto per ricercare il committente. Perché Santa Maria Foris Portam? Perché il palazzo che vediamo a destra, che era poi dopo diventato Mansi, ma era Palazzo Sirti? Palazzo interessante perché è stato costruito da un vostro architetto, da Domenico Martinelli, che ha studiato a Roma, ed è stato così richiesto in Europa che è costruito il Palazzo Liechtenstein a Vienna, questo alla fine del Seicento. Il portale oggi, un po' coperto dalle impalcature, è un bellissimo portale già dei primi del Settecento, che è molto simile a quello del Palazzo Liechtenstein a Vienna. Allora ho pensato che forse questo poteva essere un collegamento, questa apertura verso un'architettura europea. Zanetti era molto collegato con il principe Liechtenstein e con Vienna, come anche Andrea Gerini. Ma questo è soltanto un indizio che dovrà essere approfondito. Ecco Firenze. Perché torniamo a Firenze? Questo è un disegno realizzato in quel primo viaggio del 1740, ma Bellotto lo utilizza per un dipinto realizzato forse 3 o 4 anni più tardi. Un disegno che, come scrivo nel catalogo, che può essere considerato manifesto della sua grafica. Cioè, noi abbiamo visto i disegni di Lucca molto
equilibrati, senza tratteggio, disegni preparatori precisi per i dipinti. Questo è già una tappa successiva in cui sono definiti bene i rapporti chiaroscurali, le figure, il cielo e i riflessi nell'acqua. E probabilmente Bellotto torna a Firenze nel 1743. Qua purtroppo c'è un errore. Non è del 43 questo disegno, ma è del 40. Esatto, questo errore è sfuggito, mi scuso. Andiamo avanti. Ecco la veduta che corrisponde a questo disegno. Ma la distribuzione delle luci è diversa. Qua è chiaramente l'alba. Vediamo sul ponte alla Carraia in lontananza, vediamo come la carrozza che passa sul ponte a destra è ancora all'ombra, però già il sole entra per illuminare i personaggi a sinistra del ponte. È l'alba. Il disegno rappresenta un'altra situazione di luce, le figure sono diverse. Questo significa che Bellotto deve essere tornato a Firenze nel 1743, probabilmente. Dobbiamo ricordare che Bellotto era legato con Firenze anche con i suoi sentimenti familiari. Suo fratello Michele era tipografo ad Arezzo, però nei primi anni era a Firenze. Era a Firenze protetto di Marchese Gerini anche lui. Non sappiamo esattamente in quale stamperia e tipografia lavorasse. Si trova ad Arezzo soltanto nel 1748, però può darsi che Bellotto sia tornato a Firenze sia per i suoi propri interessi di lavoro e di studio, sia perché qui c'era suo fratello. Questa è una veduta di Roma, realizzata nel 1743-44. Bellotto è a Roma probabilmente tra 42 e 43. Può essersi fermato a Firenze per la seconda volta nel viaggio di andata o di ritorno da Roma, ma questo dipinto mostra bene gli stessi caratteri di stile come la veduta di Firenze realizzata dopo. Io devo dire, lo raccomando a tutti che non hanno ancora visto la mostra, di fermarsi prima davanti alle due vedute di Budapest, della collezione del Museo di Budapest, che sono quelle primissime realizzate nel 40, e poi passare a quelle di Cambridge, che sono quelle successive del 43, e vedere quale salto di qualità nella tecnica, nell'atmosfera, nell'unità atmosferica, nel modo di rendere il cielo e l'acqua ha fatto Bellotto in soli 3 anni. Andiamo avanti. Ecco, poi ritorna a Venezia. A novembre del 1740 è già documentata a Venezia. È straordinaria la velocità di questi artisti. Non parlo soltanto della precocità, abbiamo sempre a che fare con un ragazzo diciottenne, ma anche la velocità in cui riuscivano a creare i dipinti, le opere di questa complessità. Vediamo che l'impostazione prospettica è quella della veduta di San Martino, con l'ombra in primo piano che sempre, come poi sarà anche più tardi in Bellotto, segnala un edificio in primo piano da cui è stata ripresa la veduta, sempre dal piano un po' più alto. La distribuzione delle ombre, l'ombra obliqua sulla facciata della scuola di San Marco. Questo è uno dei luoghi magici di Venezia, la Basilica di Santi Giovanni e Paolo e la scuola grande di San Marco, oggi ospedale di Venezia. In fondo la laguna verso le isole, verso Murano e Burano. Vediamo anche i personaggi allungati con le ombre lunghe. Sono ancora quelli toscani e la luce argentata che ancora oggi ci affascina e che dalla Toscana in poi sarà un'impronta delle opere di Bellotto. Ancora a Milano, la stessa disposizione prospettica, le figure allungate, siamo qua già nel 44. Una meravigliosa veduta di un luogo oggi trasformato dal Corso Italia che corre in primo piano e la chiesa di Santa Eufemia in fondo che ha avuto una
facciata di Terzaghi alla fine dell'Ottocento e che qui è ancora nel suo aspetto originale, basilicale. Però la chiesa di San Paolo Converso a destra, che Bellotto descrive con affascinato da queste statue in cima e da questo alternarsi degli archi della facciata, la chiesa disegnata nel 600 da Cerano, questa chiesa ancora oggi è come la presenta Bellotto. Quello che volevo sottolineare è che se nelle vedute di Lucca Bellotto documenta soprattutto i dettagli che sono andati, piccoli dettagli delle architetture, porte, finestre aggiunte o tolte nelle architetture raffigurate da Bellotto, per cui sì, diciamo, la parte absidale della basilica è una documentazione importante, però Lucca nella sua essenza è rimasta com'era. Lucca, la città che è stata tramandata nel suo aspetto costruito nei secoli e non alterato, mentre Milano, parliamo anche di Firenze, le città che Bellotto visita sono state cambiate per vari motivi, qua per le ricostruzioni, ma poi quelle città europee in cui lui ha soggiornato per lunghi anni che hanno subito gravi distruzioni. Andiamo avanti. Ecco, a Verona si ricorda ancora dell'absidi del Duomo. Ecco, in questa veduta che sarebbe una veduta reale di Verona, con il ponte Scaligero e il fiume, Bellotto dice: finalmente posso tradurre in pittura le meravigliose absidi del Duomo di Lucca. Ecco, questa veduta che ha a Filadelfia è già uno degli ultimi dipinti di Bellotto prima della partenza per Dresda. Quello che voglio... Ecco, e qua c'è l'unica testimonianza del passaggio, probabilmente veloce, di Bellotto per Livorno. La statua è un capriccio, è un disegno tardo, 1764. Se guardate alla mostra in basso a sinistra è firmato Bernardo Bellotto, che ho inventato e fatto 1764, è come un compendio dei ricordi dei vari viaggi, ma anche di Venezia. La statua equestre è quella di Augusto III nella piazza della Città Nuova di Dresda. Il piedistallo sembra quello che abbiamo appena visto nel monumento a Colleoni in Campo Santi Giovanni e Paolo a Venezia. Però le statue ai piedi ricordano i mori o i prigioni del monumento di Pietro Tacca a Ferdinando dei Medici a Livorno. Allora, anche questo disegno, un prestito magnifico del Victor and Albert Museum, ci è presente alla mostra, completando il viaggio toscano di Bellotto, un ricordo ancora vent'anni più tardi. Ecco, abbiamo cambiato l'aria. Questo è già un Bellotto 25enne, ancora giovanissimo, a Dresda. Bellotto cronista delle città europee, la Hofkirche, il ponte di Augusto, il fiume Elba, la residenza e il lontano paesaggio in lontananza. Questo è Bellotto che con i suoi viaggi italiani ha maturato la qualità delle sue atmosfere, la precisione delle sue descrizioni, la bellezza dei colori, della composizione. Bellotto classico, Bellotto con le vedute di Dresda, che sono una serie, lunga serie, poi realizzate per il re Augusto III, re di Polonia e elettore di Sassonia Augusto III, che sono la parte più apprezzata forse della sua creazione. Ma Bellotto ci arriva appunto dopo anni di studio che iniziano in Toscana. Qua la Hofkirche è rappresentata con le impalcature, eccezionale questa immagine,
e 1748 Bellotto documenta l'aspetto della chiesa sotto le impalcature prima che venisse compiuta la facciata con l'alta torre campanaria. E questa passione per rappresentare i lavori in corso, le impalcature, le ombre che si creano in queste situazioni particolari, indagare la realtà delle cose è una caratteristica appunto di Bellotto che abbiamo già visto nelle Vedute di Firenze, quando incantato dalle nuove architetture non si stanca di ripetere le mensoline, i cammini di una forma che non è quella veneziana. Qua è interessante che volevo farvi notare che per la prima volta nelle Vedute toscane Bellotto, che è il primo viaggio fuori Venezia, vede i cavalli che poi pian piano diventano la sua passione. Cioè praticamente in ogni delle vedute che vediamo in mostra c'è un cavallo. E qua questi cavalli che vediamo sono stati studiati nelle varie posizioni. Poi a Varsavia arriva anche a dipingere ritratti equestri studiando i cavalli che erano nelle stalle del re Augusto Poniatowski. Ecco, altri cavalli, la piazza del mercato nuovo a Dresda, completamente distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi le distruzioni di Dresda hanno cominciato di questi magnifici edifici barocchi voluti appunto prima da Augusto II nei primi anni del Settecento e poi da suo figlio Augusto III, la Galleria Reale a sinistra e la Frauenkirche. Tutto questo è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo a Dresda in parte soltanto si è ricostruito l'aspetto degli edifici settecenteschi. La Frauenkirche è stata alzata. Io mi ricordo quando sono andata la prima volta a Dresda, ero ancora studente a Varsavia, ho visto soltanto rovine dappertutto. Erano anni 70, erano rovine che erano lasciate come ammonimento. Poi con la caduta del muro sono tornata e ho visto le pietre della Frauenkirche distrutta, che Frauenkirche è stata costruita giusto quando Bellotto arrivava a Dresda nel 1738, sì, 40, sì, per cui era un edificio nuovo che completava l'immagine della città. Ho visto le pietre disposte per terra, legate secondo le parti della chiesa da cui provenivano, e poi quando sono tornata ancora più tardi ho visto la chiesa, è stata ricostruita così come la vediamo qui. Ecco un altro aspetto di Bellotto: il fiume, come il Canal Grande, i canali veneziani, in tutti i suoi viaggi è sempre il punto più attraente. Questa è la cittadina di Pirna, dove Bellotto va nel 1753, quando il re Augusto III gli commissiona di dipingere una serie di vedute della sua fortezza, una delle sue fortezze principali, la fortezza Sonnenstein. Bellotto diventa un pittore di paesaggi. A Pirna si innamora del paesaggio, noi la chiamiamo oggi Svizzera Sassone, è un paesaggio particolare di colline. Ecco, la fortezza di Sonnenstein si è conservata, la cittadina si è conservata, il Bellotto la ripete nei riflessi. Se noi vediamo alla mostra le vedute di Firenze, di Cambridge, quelle che sono state realizzate nel 43, ma anche quelle di Budapest, vediamo riflessa la città di Firenze nel fiume Arno. Qua vediamo Pirna riflessa nel fiume Elba. Questo desiderio di indagare, questo desiderio di riprodurre quello che vede il suo occhio e il fascino dell'aria, dell'atmosfera, e forse questo è uno dei motivi per cui noi siamo affascinati da Bellotto.
Ecco, qua volevo farvi vedere alcune immagini proprio a ribadire questo ritorno continuo dei suoi processi di lavoro che ha sperimentato per la prima volta a Lucca. La fortezza di Königstein, che oggi è come era quella volta, che si alza minacciosa su uno delle colli della Sassonia, appena fuori Dresda, era una fortezza inespugnabile. Qui Augusto III ha salvato la sua collezione di dipinti, tra cui anche i dipinti di Bellotto, durante la guerra dei sette anni, una guerra tragica, drammatica. Bellotto era a Dresda, la sua casa era a Dresda. Bellotto si era rifugiato a Vienna, ma la sua casa è rimasta distrutta, che poi vedremo la distruzione di Dresda. Allora, la fortezza di Königstein, come la cattedrale di San Martino, viene dipinta da 5 punti di vista diversi. Questo è da sud, questo è la fortezza come si presenta. Poi io spero che qualcuno di voi possa recarsi a vedere questo posto meraviglioso, arrampicandosi sulla collina, ma oggi ci sono anche gli ascensori per rendere la vita dei turisti più facile. Io mi sono arrampicata perché ho voluto vedere cosa ha sentito Bellotto con la sua camera oscura quando andava a dipingere l'interno della fortezza. Forse ha abitato lì. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questo è invece dalla parte opposta. La fortezza, come l'abbiamo visto prima, è come si presenta arrivato dal villaggio di Königstein. E Bellotto rende tutta la potenza di questo monumento costruito già fin dal Medioevo, sempre più rinforzato, è la minaccia della guerra che in quel momento, e sono gli anni in cui l'armata di Federico il Grande di Prussia distruggeva il paese. E qua lui riesce a esprimere la tragedia della Sassonia in quel momento. E vediamo la terza veduta, che è ripresa dall'interno, che rappresenta gli edifici principali. Ecco quello a destra con Magdalenburg, dove c'erano le cantine del re, e in fondo dove erano conservati i dipinti. Questa è la veduta, insomma, quando saliamo alla fortezza la vediamo ancora così. Poi ce ne sono altre 2, 5 come i disegni di Lucca. Ecco, questa è un'altra, sono tutte e due a Manchester. Questo che è interessante è che Bellotto ha lavorato per il re Augusto III, ma questi dipinti non sono mai stati acquistati dal re. Cioè, come una sfortuna, come con Lucca, che ha fatto 5 disegni e soltanto uno è stato riprodotto in un dipinto, qua dipinge queste opere di grande impegno che poi non sono acquistate dal suo mecenate, che muore nel 1763, e Bellotto cerca di vendere i dipinti, che poi soltanto alla fine del Settecento appaiono in Inghilterra, dove sono rimasti fino ai dove 4 sono rimasti fino a oggi, uno soltanto scoperto, non era conosciuto fino a poco fa, è stato acquistato dalla National Gallery di Washington, dove è uno dei suoi highlights. Ecco Bellotto, dovevo farvi vedere questo suo autoritratto nel secondo periodo di Dresda, quando torna dopo la guerra, quando la sua casa è distrutta, e si rappresenta come nobile veneziano, ricordandosi delle sue origini, forse ricordando con nostalgia. È un momento in cui la pittura di vedute è in grande crisi, ormai superata. Canaletto in quel momento a Venezia dipinge piccoli dipinti che non trovano più grandi acquirenti, non ha più importanti commissioni. Smith, il suo mecenate storico, l'ha lasciato
Preferisce adesso Francesco Guardi, che rappresenta già un'altra epoca, un'altra area, già esprime quelle che sono le tendenze della pittura di paesaggio in Europa, da Thomas Gainsborough ai pittori francesi di paesaggio come Hubert Robert. Scusate, va bene. Non mi ricordo in questo momento il nome, ma non importa. Comunque, Francesco Guardi in questo preferito. Zanetti tra poco muore nel 1767. I due mecenati importanti di Bellotto, appunto il re Augusto III e il primo ministro Comte Brühl, che acquistava le repliche dei suoi dipinti, sono già morti e Bellotto, forse un po' disperato, forse un po' così allarma il mondo, io ci sono ancora, e si adatta a dipingere capricci in quel periodo. E torno ancora a questa veduta della Kreuzkirche, uno dei dipinti più impressionanti di Bellotto, per la qualità gelida della luce, per la descrizione di questa della facciata tardo rinascimentale della chiesa. Torno a questa, ecco, salutiamo il sindaco, ha voluto essere presente, sono felice che non ho ancora finito il mio discorso, e torniamo a questa veduta per mostrare l'ambizione di Bellotto di dipingere la realtà, anche se dal punto di vista estetico per i canoni dell'epoca non era quella, diciamo, bella, rappresentante. Andiamo avanti. Ecco come si presentava la chiesa, la stessa facciata della chiesa, della Kreuzkirche, proprio dietro la piazza del Mercato Nuovo a Dresda, che abbiamo visto prima, dopo il bombardamento prussiano del 1762, in cui è stata distrutta anche la casa di Bellotto, una casa di cui si è conservato l'inventario, riscoperto molto recentemente in una biblioteca di Vilnius, e da cui risulta che Bellotto possedeva una straordinaria biblioteca di 1000 volumi. Possedeva anche una collezione di dipinti contemporanei dei pittori veneziani come Fontebasso, Tiziani, Tiepolo, e una casa arredata in modo molto lussuoso, con persino una collezione di porcellane di Meissen. Sappiamo che le porcellane era una prerogativa della Sassonia in quel periodo, con la manifattura gestita dalla corte di Dresda. Allora, questa chiesa veramente non è stata distrutta dal bombardamento, però le sue fondamenta si sono indebolite ed è crollata all'improvviso 2 anni dopo il bombardamento, 1764. Bellotto, come riporta un giornale dell'epoca, si arrampica in cima. Noi vediamo su questo dipinto dei personaggi che si arrampicano sulla scala, c'è una scala, spero che sia visibile, e lì in cima è andato Bellotto per verificare la situazione della torre e poi la dipinge. Questo straordinario documento è forse uno dei dipinti più emblematici del rapporto di Bellotto con la realtà. Io lo ricordo che a Lucca si era arrampicato sul tetto dell'arcivescovato. Andiamo avanti. E ancora siamo a Varsavia, dove finalmente, dopo la crisi degli anni dresdensi, trova una corte che lo accoglie, favorisce ed è felice di avere un vedutista che descrive i monumenti di Varsavia. In quel momento la corte dell'ultimo re polacco, Stanisław August Poniatowski, è una corte aperta alla cultura europea, e anche se anche lì, come in tutta Europa, prevalgono già istanze neoclassiche, ma il desiderio del re di far dipingere, di immortalare i monumenti costruiti, monumenti barocchi costruiti recentemente in Polonia, è talmente grande
che riceve Bellotto e gli commissiona una serie di ben 26 dipinti, che oggi sono un tesoro del Museo di Varsavia. E questo è il castello di Wilanów, il castello costruito dal re celebre anche in Italia, nel Vaticano c'è un grande dipinto di Jan Matejko che lo festeggia come salvatore di Vienna nel 1683 dall'assedio turco. Questo è il re Jan Sobieski che costruisce la sua residenza fuori Varsavia e Bellotto la dipinge con 5 dipinti meravigliosi, girandola da tutte le parti. Ecco, questa è la parse verso nord e come vediamo Bellotto è grande paesaggista con la scena della caccia, in primo piano grandi alberi, però le architetture con la vista fino a Varsavia, l'architettura è sempre al centro degli interessi. Avanti. Ecco, e poi un'altra veduta ripresa dall'alto, sicuramente da una torre fatta costruire, che devo dire che è uno dei dipinti di quel periodo che mi emozionano di più, per la luce incredibile, limpida, fredda, e per la descrizione del verde. Il verde era un colore preferito di Bellotto. Non ne abbiamo visto molto nei dipinti toscani. Questa passione si sviluppa dopo, è, diciamo, parallela alle altre sue passioni che invece già sperimenta in Toscana. E le ultime vedute che vorrei farvi vedere sono dipinti di Varsavia, oggi conservate nel Castello Reale di Varsavia, realizzate sempre in quella serie che vi ho menzionato per il re Augusto III. Questi sono documenti della Varsavia del Settecento. Questo è il Palazzo Kraszyński, chiamato anche il Palazzo della Repubblica. Qui è stata firmata la prima Costituzione europea ed era una Costituzione polacca. Era 1791, ovviamente Bellotto è qui prima. Poi dopo la Polonia ha smesso di esistere, divisa tra tre paesi confinanti, la Russia, la Prussia e l'impero asburgico. Questa è una processione che si svolge, Bellotto sviluppa alla fine della sua, diciamo, del suo percorso, sviluppa un interesse particolare alla descrizione dei vari tipi umani, dei costumi, delle abitudini. E come vediamo qui, sovrappone alla magnificenza degli edifici barocchi la modestia delle case in primo piano, che è una sua caratteristica, questa in caratteristica di indagare. Palazzo Kraszyński, che al momento della Seconda Guerra conteneva una importante biblioteca di libri, documenti, una biblioteca di estremo interesse per la storia della Polonia, che è stato completamente distrutto, bruciato durante la guerra. Andiamo avanti. Ecco, questo è il quartiere di Varsavia dove Bellotto ha abitato, la città nuova, la chiesa delle Sacramentine, sempre una chiesa costruita poco prima del suo arrivo, e il mercato in piazza descritto con tutti i dettagli, con le mucche, animali, galli, galline, contadini, nobili e religiosi. Si è scoperto che nei quadri di Bellotto ci sono 3.000, nei quadri di Varsavia, 3.000 diverse apparizioni di diversi costumi. Anche questa chiesa è stata completamente bruciata. E ultima immagine, che forse è la più emblematica dei Bellotto a Varsavia, Ulica Miodowa, la via Miodowa, con un venditore di stampe all'angolo, e anche qua vediamo nobili, le carrozze, i cavalli, gli ebrei, Palazzo Branicki a destra, anche questa parte di Varsavia è stata completamente distrutta. E quello che vorrei concludere, questa dedizione di Bellotto agli aspetti più vari delle architetture delle città che ha visitato, ha portato, è stata una documentazione precisa per la ricostruzione di Varsavia,
Come abbiamo visto a Dresda in parte, Varsavia, tutta la città vecchia, è stata ricostruita secondo i quadri di Bellotto. Perché secondo i quadri di Bellotto e non secondo le fotografie del Novecento riprese poco della, prima della guerra? E perché i polacchi erano innamorati di Bellotto. Allora hanno voluto rappresentare, ricostruire la loro città. Come era, diciamo, quando è stata costruita una città barocca del Settecento, senza le aggiunte successive di cammini, abbaini, eccetera, che erano documentate dalle fotografie posteriori. E così Bellotto a Varsavia ha avuto un suo monumento. Grazie.